giornata piena di incidenti. Viaggio, vado verso Ferrara per la mostra di Ligabue che inauguriamo, sarà aperta dal 31, e ascolto la Zanzara, è sempre divertente, sento voci libere e beffarde come quella di Cruciani e un po' più conformistica come quella di Parenzo, ma entrambi hanno forse avuto qualche turbamento a sentire una signora che mi sfidava e, manifestandosi amica di Giulio Torello, e certamente amica come amico, e così si è dichiarato Parenzo, e probabilmente non mi dichiarerei io che sono stato così vicino a lui da aver scritto con lui un libro, Il bene e il male, con due interventi pubblici e una serie di conversazioni telefoniche fino a marzo, quando lui si è ammalato. Lui è uscito guarito dall'ospedale per quello che riguardava una malattia che non si capisce perché, cara signora, uno debba rivelare. Una delle cose più importanti della vicenda degli uomini è la riservatezza di ciò che riguarda le loro condizioni fisiche. L'unica malattia pubblica che occorre dichiarare, lo dichiara il motociclista Valentino Rossi, lo dichiara il calciatore Ibrahimovic, cioè lo dichiara Briatore, lo dichiara, chi lo dichiara? Lo dichiara Conti, non Conte, ma non è obbligatorio, non è obbligatorio rivelare la malattia, e anzi ci vuole pudore, e spesso lo ha il pudore, e nessuno ostenta il proprio cancro o la propria epatite C. Si capisce perché la moda, tra le tante mode grottesche di questa epoca, ha fatto sì che, essendo una malattia in larga parte guaribile, per la più parte delle persone guaribile, uno la confessa, come dire, ecco qua, vediamo, vi racconterò quello che mi è capitato, chi ha patito di più e chi ha patito di meno. Ora, per quale ragione io, che non conosco la dimensione di pudore, cara signora, di un altro, e non sono affatto sicuro che Giorello sarebbe stato fra quelli che avrebbero dichiarato la loro malattia, quale che fosse, e ammesso che fosse il Covid, perché non essere io a dire che è morto di Covid? Perché? È morto, io rispetto della morte e rispetto del pudore dei vivi e dei morti. Ritengo che la riservatezza per quello che riguarda la malattia sia un diritto di ognuno. Uno può non far sapere che malattia ha, e la malattia uno la tiene per sé finché non è guarito. Se non guarisce, qualcun altro potrà dire che cosa ha avuto. Ma lui non ha autorizzato nessuno a dire qual è la ragione del suo male. Per quello che so io, visto che sono stato sfidato, ho detto che è morto troppo presto, ho detto che ho sofferto la sua scomparsa, ho perfino pianto, come non capita spesso quando muore qualcuno, e ho pianto mentre in televisione, era morto da poco, mi chiedevano di lui. Era Diaco che mi interrogava. Non ho detto, e non era mio dovere dire, forse neppure mio diritto, di cosa fosse morto. Se devo essere stimolato a farlo, dirò che non è morto di Covid. Non è morto di Covid. Aveva avuto l'infarto più forte del mio, era molto debilitato, il Covid lo ha aggredito e poteva naturalmente guarirne se fosse stato in forza, avendo 75 anni, quindi era ancora in condizione di resistere. Il Covid lo ha evidentemente affaticato, quindi è morto di qualcosa che ha a che fare con il cuore, con la debolezza del suo fisico, e non è morto di Covid, ma forse con il Covid, come tanti che hanno patologie e hanno avuto patologie da cui sono usciti e altri non sono usciti, ma non sono stati uccisi dal Covid. Chiaro, signora? Chiaro? E siccome mi costringe a parlare di una cosa di cui per pudore mio e suo non volevo e non dovevo parlare, dirò: non è morto di Covid, è morto perché era debilitato, perché il suo corpo non ha resistito alla fatica del male e il suo cuore era indebolito. Va bene? O devo dire quello che vuole lei, cioè che è morto di Covid perché faccia pubblicità alla malattia per terrorizzare ancora il mondo? Con questa malattia una persona sana non muore, una
persona malata come era lui può essere indebolita. Questo è quello che io penso, questo è quello che io dico, e non rompa più le palle con la sua aria minacciosa di chi vuole sapere dai morti di cosa sono morti. Rispettiamoli, rispettiamo il loro pudore, rispetti Giorello, visto che si proclama sua amica. Abbia la dignità di rispettare l'uomo che ha scritto con me cose bellissime e ha discusso del Covid nei termini esatti in cui l'ho discusso io, negando le misure liberticide di questo governo e di tutti i governi. Una persona malata come era lui può essere indebolita. Questo è quello che io penso, questo è quello che io dico, e non rompa più le palle con la sua aria minacciosa di chi vuole sapere dai morti di cosa sono morti. Rispettiamoli, rispettiamo il loro pudore, rispetti Giorello, visto che si proclama sua amica. Abbia la dignità di rispettare l'uomo che ha scritto con me cose bellissime e ha discusso del Covid nei termini esatti in cui l'ho discusso io, negando le misure liberticide di questo governo e di tutti i governi, come ha osservato anche Vargas Llosa, che hanno limitato la libertà dei giovani, dei bambini, delle persone, senza proteggere i vecchi, attraverso 3 mesi di clausura. Questo lui pensava, questo ha detto, questo penso io. E lei vada al diavolo!